Buongiorno a tutti. Come vedete, oggi non sto utilizzando il cookeo, ma voglio utilizzare questa pentola a pressione elettrica. Io tra l'altro l'ho acquistata che sarà un mese. L'ho trovata in un negozio. Come potete vedere, questa pentola ha diverse modalità di cottura. C'è il riso, riso integrale, zuppe, zuppe di cereali. Cottura stufato, poi ha dei tasti più e meno che servono per regolare i tempi di cottura. Poi c'è la carne, il pesce, quindi diciamo una pentola con tantissime funzioni. Si può fare anche lo yogurt e non lo so. Io adesso andrò a preparare la pasta. L'unica cosa che volevo dirvi è che comunque preferisco. Io personalmente il cookeo, perché come potete vedere queste pentole sì, sono buone, però lasciano il tempo che trovano. Non lo so quanto potete utilizzarla. A me il cookeo dà molta più sicurezza perché la pentola già è molto più robusta. Non lo so, anche per lo sfiato, queste cose così mi sembra molto più sicura. Mi sento più tranquilla. Queste non lo so perché vi faccio vedere per lo sfiato. C'è il coperchio, c'è questa valvola che si gira. Adesso mettendola da questa parte io l'ho chiusa, quindi dovrebbe iniziare la cottura. Di qua si apre, sfiata, però lo dovete fare voi. Una volta che ha terminato la cottura, anche lei passa in modalità di riscaldamento, la mantenimento in caldo. È possibile, mi sembra anche con questa, fare la partenza ritardata. Quindi non so se volete approcciarvi al mondo delle pentole a pressione elettrica, magari prima di affrontare la spesa del cookeo potete acquistare una pentola tipo questa e fate la prova. Poi vedete voi, perché ognuno è libero di prendere quello che vuole in casa. Potete comprare queste pentole o il cookeo. Io per queste mi sento di consigliarvi di controllare sempre che abbia la funzione frittura. Che mi sembra che qua, ah, ecco, c'ha sto te di qua, e che potete regolare con il più e meno i tempi di cottura. Questa è la base. Poi in più sono ottime se hanno anche la funzione manuale, perché in questo modo voi fate la ricetta come se state cucinando con la pentola normale sul gas. Non so, volete fare la carne, il ragù, spingete qui in manuale, mettete che ne so 10 minuti, volete fare il soffritto, dopodiché passate alla cottura vera e propria. Potete utilizzare la modalità stufato che vi dà tre modalità di tempi di cottura, che ne so, da 30 minuti, 40 e 50. Siete voi che poi scegliete, oppure rimanete nella funzione manuale. Sono un pochino più complicate. Io il cookeo lo trovo molto, molto, molto più semplice. Adesso vi faccio vedere cosa andrò a preparare oggi. È una pasta. Ed è la prima volta che la faccio con questa pentola. Allora, gli ingredienti che ho preparato sono la pancetta affumicata già tagliata a cubetti, sale, 2 dita di vino bianco, un po' di peperoncino. Io sto utilizzando questo qui già in polvere. Questa quantità di pomodoro che per me è sufficiente. 320 grammi di pasta. La pasta che sto utilizzando è questa. E ho preparato una brocca con dell'acqua. Allora, io adesso ho acceso la pentola e ho pigiato il pulsante sauté soffriggere. Come vedete, come tempo di cottura preimpostato sono 30 minuti. Naturalmente è tantissimo. Io la lascio così perché devo fare il soffritto. All'interno ho messo 4-5 cucchiai di olio. La faccio scaldare un attimo, dopodiché aggiungo la pancetta. Inserita. Il tempo di riscaldamento naturalmente mi è sembrato inferiore rispetto al cookeo, perché comunque sia la pentola è molto più sottile. Pancetta rosolata, adesso sfumo con il vino bianco. A questo punto aggiungo anche un pochino di peperoncino. Aggiungo il pomodoro. Metterò anche un po' di sale e un altro pochino di peperoncino. Ecco qui.
come vedete già sta iniziando a bollire, io ho aggiunto anche un goccino di acqua al pomodoro. Adesso prendo la pasta e la inserisco. Pasta inserita, adesso metto l'acqua. Questa va bene di quantità, quindi ne ho aggiunta diciamo 200 ml in più rispetto al peso della pasta, quindi 320 di pasta e 520 di acqua. Adesso impostiamo la cottura manuale. Impostando la cottura manuale, come tempo predefinito mi dà 15 minuti, ma io adesso la vado a cambiare. Vedete, lampeggia. Non so se mettere 9 o 8 minuti perché non l'ho mai fatta con questa. Mettiamo 8 minuti, va. Ok, adesso la pentola prenderà queste impostazioni e inizierà la cottura, però prima vado ad inserire il coperchio. Coperchio inserito, sposto la valvola sulla modalità di cottura, mi raccomando, chiudetela bene. E niente, la pentola adesso ha iniziato la cottura sul manuale per 8 minuti. A dopo. La cottura è terminata, come potete vedere la pentola adesso ha impostato questa scritta e sta mantenendo in caldo la pietanza. Io vado sulla funzione Keep Warm, cancella, adesso la spengo, l'ho spenta e adesso faccio sfiatare la pentola. Mi aiuto con un cucchiaio di legno. Se volete accelerare lo sfiato della pentola, accelerate leggermente la valvola, in questo modo è più rapido lo sfiato. Ci siamo, eh? Avete sentito questo suono? Vuol dire che adesso la pentola si può aprire. Accendo la luce, vediamo com'è venuta la pasta. Come ho detto prima, anche per me questa è la prima volta che lo cuocio con questa pentola. Vediamo. È rimasta l'acqua un po' troppo annacquata, quindi sono costretta a riaccendere la pentola, metterla sul manuale, anzi no, metterla a soffriggere e la faccio fare, non so, tempo che si restringe l'acqua. Un po' troppo annacquata per i miei gusti. Però deve andare poco, quindi l'acqua ne avevamo messa 520, mettiamone 510, perché poi adesso io andrò ad aggiungere anche il formaggio, quindi si creerà una specie di cremina, penso. Facciamola ritirare un attimino e facciamo la prova. Mi sembra che va bene la cottura, mi sembra perfetta. Adesso ho aggiunto del pecorino. Mi sembra perfetta, adesso vado ad impiattare. Ed ecco qui il piatto finito. Mi sembra che non sia venuta male. La pasta comunque è bella cotta, quindi credo che la prova sia superata. Come ho detto prima, forse ho sbagliato, ho messo un po' troppa acqua, quindi ne dovevo mettere 510 anziché di 520. Se sono stata utile a qualcuno, lo spero,
visto che mi avevate fatto tante domande. Adesso non vi resta che cucinare come faccio io, fate voi, anche voi delle prove. Purtroppo con queste pentole bisogna far così. Se vi sono stata utile, lasciatemi un like. Se vi fa piacere, iscrivetevi al canale. Comunque, grazie a tutti di cuore. A presto.